ultimo segmento. Beh, sai, qua insomma, alla fine veramente si fanno cose per un po' per i dettagli. Non è, siamo andati ieri ad allenarci nel campo di gara, un'ora sola, quindi puoi immaginare che si può fare tanto, però poter prendere le misure. Adesso l'allenamento di oggi è stato quello di stasera un pochino più, diciamo, con qualche esercizio ancora, poi domani insomma sarà un allenamento prepartita. Diciamo, le cose che sono state fatte, adesso si tratta solo di arrivare meglio possibile poi per la partita. Oggi abbiamo visitato il villaggio olimpico. Gardaland, avete visto, sì. L'impressione è che gli sguardi dei ragazzi ci trapassavano, cioè che la mente sia già proprio alla partita, la voglia di giocarla. Tu me l'hai Allora, vissuta in tutti e due gli questa del ambiti. villaggio, devo dire, mo adesso scherzando, ho detto Gardaland, ma in effetti io ho voluto anche che andassimo nel villaggio perché ci sono tanti ragazzi alla loro prima esperienza a un'Olimpiade. E quello che si vive in un villaggio è unico, non c'è niente da fare. Oggi l'avete visto, entrate lì, vedete tutti i giocatori, atleti, però è anche impegnativo, nel senso che ci possono, non dico essere distrazioni, però ci sono tante cose, no, da guardare. Quindi per questo noi siamo venuti 2 giorni prima, proprio per adattarci, anche trovare i tempi, perché ci sono dei tempi degli spostamenti per la mensa, per le cose, però è un'esperienza, diciamo, da vivere. Poi alla fine, passata, diciamo, la giornata, no, di curiosità che hai anche per vedere com'è il villaggio, poi insomma sì, i ragazzi sono molto concentrati. Il nostro compito è un'altra cosa, cioè non è il villaggio, il nostro compito è prepararci al meglio per la partita contro il Brasile. Proprio questo inizio col Brasile paradossalmente può essere anche uno stimolo in più per iniziare bene sin da Beh, uno subito. stimolo è per noi e per loro sicuro un grande stimolo, questo è poco, ma è sicuro. Evitando cali di concentrazione, No, beh, soprattutto. sai, un'Olimpiade non è un torneo lunghissimo, nel senso che facciamo queste 3 partite del girone, poi dopo si entra nel dentro fuori immediatamente, quindi prima si riesce a entrare. Non è che è un torneo che ti permette, dice, di entri in forma piano piano. No, no, è un torneo che devi partire già. Certo, devi cercare di migliorare anche di partita in partita, ma devi già partire con un certo livello di gioco. Ha parlato delle emozioni dei ragazzi di fronte ai cerchi olimpici. Per lei personalmente c'è un qualcosa di speciale, uno stimolo in più per questa medaglia, Tanto io diciamo? sono orgoglioso di essere tornato alle Olimpiadi, perché un'Olimpiade l'ho fatta da giocatore nell'88 a Seul e fu indimenticabile come giocatore, non tanto per il risultato, insomma il risultato fu così e così, però per quello che avevamo vissuto come atleti è stato emozionante. Poi oggi in particolare, perché oggi essendoci Mattarella, poi anche la femminile è venuta, quindi stare dentro al villaggio con Giulio. Ho visto Lorenzo, Barbolini, insomma, poter vivere quel momento con loro, insomma, è stata una cosa emozionante sicuramente. Però devo essere sincero, se i ragazzi sono focalizzati, potete pensare all'allenatore quanto sta focalizzato, cioè loro sono focalizzati delle ore, io delle giornate, diciamo. Sento un'aria diversa un po' intorno a voi, intorno a lei, visto gli ultimi grandi risultati, cioè giocare con un po' di più pressione rispetto al passato, quando alle Olimpiadi l'Italia paradossalmente arrivava invece con più da guadagnare forse che da perdere. Quando è successa questa cosa qua? No, Perché con mi che sembra che risultati? l'Italia alle Olimpiadi è arrivata sempre con, mi sbaglio, no? Adesso Sì, per quelli no, più perché il fatto anziani. che aveva fatto meno risultati rispetto a voi, arrivato No, un no, super noi siamo curriculum. sempre arrivati come nazionale maschile da tanti anni che si gioca per le medaglie, diciamo. Poi sono capitate, insomma, Olimpiadi nelle quali non si è arrivati e tante Olimpiadi dove siamo arrivati. La pallavolo italiana comunque la pressione da questo punto di vista in tutte le manifestazioni ce l'ha. Questo gruppo si è guadagnato secondo me molto rispetto, perché da quando siamo partiti nel 2021, insomma, lo sapevate, con questo gruppo nuovo, giovani, anche agli europei non è che ci davano tanto credito, quindi ce lo siamo guadagnato giocando 3 finali negli ultimi 3 anni. Non è che ci consideriamo i favoriti, né ci considerano i favoriti, giustamente, perché insomma ci sono delle squadre come la Polonia e altre, la Francia che gioca in casa, che possono avere, però è anche vero che c'è grande equilibrio. E il fatto che noi siamo, sì, siamo giovani, ma con già 3 finali alle spalle,
siamo competitivi perché siamo competitivi, insomma, vogliamo giocarci le nostre carte, sappiamo che non è facile, anche perché partiamo proprio da un girone, diciamo, non facile, però insomma, abbiamo voglia veramente di giocarci. Non pensiamo tanto al discorso della pressione, perché insomma, voglio dire, se vuoi giocare per le medaglie e ti considerano che puoi giocare per le medaglie, diciamo, va bene. Alla fine il discorso anche delle Olimpiadi è molto più l'aspetto anche mediatico, giustamente, perché si triplica rispetto alle altre manifestazioni. E quindi in questo senso abbiamo parlato, ragionato con i ragazzi di rimanere quello che abbiamo fatto nel nostro percorso. Noi non è che il risultato non lo guardiamo, perché giochiamo per il risultato, però vediamo di fare i passi che servono, cioè oggi, quello che facciamo oggi, e di viverlo sempre con uno spirito di squadra, con il miglioramento, e quello è il percorso, perché poi il risultato deve essere una conseguenza. Quindi non pressione, ma uno stimolo in più per questo titolo, che anche per chi ha memoria storica come Città di Giorgio è stato sempre nostro, lì per toccarlo, e poi invece sì, anche questa è una cosa che anche lì abbiamo iniziato, ha detto non ci prendiamo né meriti né demeriti degli altri, facciamo la nostra strada, perché se no incomincia a dire ma non abbiamo mai vinto loro, e vabbè mo state venendo, cioè, aspettate un attimo, cioè. E quindi uno stimolo in più, è uno stimolo in più, ma come pallavolo italiana noi siamo orgogliosi, noi non siamo mai mancati a un'Olimpiade, io non penso che, non so da quanti anni che da l'Italia 76. Maschile di pallavolo è sempre presente e con, diciamo, dei buonissimi risultati. Poi manca loro, ma loro non è facile da vincere, cioè, oggettivamente, perché le Olimpiadi ci sono anche meno squadre, sono 12 squadre, non è un torneo molto particolare, mediaticamente insomma ci sono delle situazioni, però alla fine io quello che ho detto ragazzi, non è che all'Olimpiade il campo diventa più piccolo, il pallone si ingrossa, la rete, sempre quella, alla fine la verità è che come giochi vale, non è tanto tutto, quindi stiamo concentrati sul gioco, e secondo me chi giocherà oggettivamente, perché ci sono 5-6 squadre che possono anche arrivarci. Allora, quale sarà la chiave contro il Brasile? La chiave contro il Brasile è quella di attraversare quella partita, perché prima, quando giochi contro queste squadre molto forti, ti puoi preparare, no? Ti prepari per le varie situazioni. La verità è come poi reagisce alle varie difficoltà che la partita presenta, perché più alto il livello più cambiano le situazioni anche che hai preparato, che insomma hai preparato delle cose, poi ne succedono degli altri. Quindi la chiave sarà la nostra capacità di adattamento, e una squadra che può metterti sotto pesantemente in certi momenti quando giocano forte, quindi la capacità di resistere in quei momenti, la capacità di cambiare qualcosa. Credo che la chiave contro di loro sarà questa. L'unico ballottaggio è al centro, di fatto la formazione insomma è abbastanza stabile, visto il fatto che non c'è Anzani e l'ultimo acciacchino di Galassi, l'unico dubbio è lì? No, non tanto neanche, nel senso che purtroppo Anza, diciamo, non c'è, però c'è Joe Sanguinetti, quindi credo che almeno inizialmente i due giocatori che giocheranno saranno Galassi e Russo, ecco. Poi comunque sono tre centrali, ci sarà sempre modo insomma per girare, non è che quando sono tre probabilmente saranno utilizzati tutti e tre. Il coach l'ha rinnovato fino alla 2026, ma un trionfo potrebbe farle cambiare idea, dopo tutto questo rovino di marcia. No, io non... allora, questa è una... a parte che, non scherzando, ma ancora non ho firmato, nel senso che la nostra intenzione, e abbiamo già parlato e parlato anche in modo abbastanza serio, è quello di continuare per altri 4 anni. Il discorso del 26 nasce perché c'è un'elezione in mezzo, e quindi c'è un consiglio federale e un presidente da votare, quindi è solo aver avuto, diciamo, un'attenzione da questo punto di vista, ma l'idea è quella di arrivare anche per i prossimi 4 anni, anche perché questo è un gruppo oggettivamente il più giovane delle Olimpiadi, ha dei margini di miglioramento notevole, ancora, secondo me, ancora 2 cicli olimpici, non uno, ancora 2, e quindi uno mi piacerebbe, diciamo, portarlo avanti. Faccio con questi ragazzi, due, sì, 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 sì.
con reciproca soddisfazione, non so come si dice in questi casi. Sono giorni in cui si è raccontato molto con piacere a Generazioni Fenomeni, che lei conosce bene. Ma hanno detto che è bellissimo. Io ho visto solo dei pezzettini che mi hanno inviato, tra l'altro, dove racconto delle cose. Le sue parti. Mi volevo chiedere cosa vorrebbe rivedere delle squadre di cui lei ha fatto parte, della sua squadra di oggi, in questa nazionale. Beh, insomma, intanto quella sensazione, che era non solo una sensazione ma era una realtà, di come quella squadra viveva la maglia azzurra, cioè del piacere, dell'orgoglio che avevano tutti i giocatori di indossare quella maglia. Quello è una cosa che si percepiva, e questo è stato un motivo della mia nazionale messo davanti, e quindi spero che questo si possa vedere. E poi, insomma, dai, non è che noi dobbiamo imitare gli altri, dobbiamo cercare la nostra strada. Chiaramente questa è una generazione completamente diversa, però abbiamo, come dire, cercato di portare un percorso nel quale, diciamo, ci siano anche dei valori, oltre all'aspetto proprio tecnico, come vivono la nazionale, come vivono lo sport, come vivono il loro modo di essere all'interno di questo gruppo. Ecco perché nasce quel Noi Italia, diciamo, il Noi Italia, che nasce da una loro scelta di grido agonistico, ma che rappresenta poi un modo di vivere la nazionale, dove c'è la maglia davanti, dove c'è il rispetto fra le persone, dove le persone cercano di aiutarsi, si mettono a disposizione, gli egoismi vengono indirizzati verso la squadra, e c'è una grande attenzione sullo sviluppo, anche la crescita di questi giocatori. Ecco anche perché vedrete che ogni anno io, se c'è un giovane, no, se c'è un giovane molto interessante, anche se, insomma, a 20 anni, come ho già detto altre volte, perché quando si parla dei giovani sembra che uno li deve provare a 25 anni. 25 anni non sono giovani, sono ormai giocatori che arrivano a 20 anni, sono giovani. La mia scelta della VNL di farli giocare le finali nasceva proprio da questo, di fargli provare delle partite vere, contro squadre vere, partite importanti, altrimenti gli step di questi ragazzi aspettiamo, bisogna farglieli fare. Si rischia qualcosa? Certo che si rischia, non è che si può. Quando lavori con i giovani devi investire, nell'investimento ci può essere anche qualche piccolo intoppo, qualcosa, e quindi diciamo che cerchiamo di trasmettere cose positive. Quello che quella nazionale trasmetteva oggettivamente erano emozioni forti. Cioè, tu con la squadra, al di là se vinceva o perdeva, la gente gli piaceva guardarla giocare. La nostra aspirazione è questa qui, che la gente ci guardi al di là proprio dei risultati, o si affezioni al di là dei risultati.